che freddo. Questa è questa, immaginavo questa nuda, questa è cioè, una roba veramente. Ci dovrei lei. Ah, buongiorno, signor Tony. Che bellezza, che piacere. Signor Tony. Allora, si accomodi pure, si sieda. Seduto. Beh, resti comodo e immagino che lei è qui per l'affitto, vero? L'affitto. L'affitto. Beh, dunque, vediamo quanto abbiamo. Ci possiamo dare un anticipino magari prima delle vacanze di Natale, così. 20, 21, quanto c'hai? 21, 22, 23, 28, dai. Sul dollaro, un dollaro. Come dollaro? Ce n'avevi 5, ti ho dato il piano in mondo. 5, 5 dollari. 25, abbiamo 34 dollari. 34 dollari. 34? 33. 33. 33. Beh, 33. Dica 33. 6.000. 6.000 ha detto, non ha detto tutto. Ecco, abbiamo un po' dovuto affrontare alcune spese, ci sono stati i tagli, la crisi, poi vedete l'albero, dobbiamo tornare in Italia. I regali di Natale, no, signor Tony, i regali di... Lui è libero, lui è freddo. Se non tirate fuori i miei dollari, ci penseranno loro. Signor... Siamo capiti, vero? Sì, ha capito perfettamente. Pierpaolo, hai capito, vero? Ah, oh, cazzo. Signor... Scusate, ma... Oh, Vinicio Marchioni? Francesco Motari? Ma scusate, ma voi non siete il libanese freddo, voi siete Vinicio Francesco. Ma anche a New York vedono romano. Ma lo sai, tutte le puntate, noi abbiamo il cinese qui accanto, cioè, ci fa tutti i DVD pirata. Che no, c'è il satellite. Il satellite. Cinese qui accanto c'è il satellite. Ma che ci fate? Ma questo ci ha preso per il libanese, per freddo. Ho incontrato per strada, venire giù, dobbiamo sistemare una cosa. E noi siamo... Noi qui facciamo pure un programma tutti i giorni, volete restare? Facciamo un programma. Un programma televisivo. Sì, non sembra, me ne rendo conto. Facciamo un programma televisivo autogestivo a New York. In diretta a New York. Volete rimanere? Non ce la apriamo, gli dobbiamo andare a prenotare. Sì, sì, no, tanto tra poco comincia. Francesco Montanari e Vinicio Marchioni, siamo stati uniti. Sigla! In diretta, siamo Stati Uniti da New York, puntuali come sempre, oggi graditissima sorpresa in studio, Vinicio Marchioni, ci ha pure lasciato i soldi, e Francesco Montanari, 33. Alias, il freddo e il Libano, con ciao. Noi, ragazzi, ciao. Siamo ciao. Stati Uniti, è una grandissima... Fa impressione, fa impressione, ride, è buono, scherzano, sono sorridenti, anche il freddo ride ogni tanto, siamo grandi amici, attenzione, mani fredde per il freddo, attenzione, scoop! 349-1409-616 per i nostri sms, come sempre in diretta potete così parlare. Mai come oggi avete la possibilità di interloquire con i protagonisti della serie tv della stagione, perché insomma è stato un grande successo. Sta avendo un successo. Sì, decisamente. Di questo parleremo in questa puntata, almeno sicuramente. Abbiamo detto una mail? La mail no, siamo Stati Uniti, @camisu.it, se volete essere un po' più verbosi, come dice Riccardo, gli piace un po' parlare, essere prolissi. Logorrea? Siamo Stati Uniti, @camisu.it, questa è sempre una possibilità che noi vi offriamo. Beh, cominciamo subito a parlare della serie, no? Quindi avete due personaggi che sono belli, intensi, sono il motore delle vicende. Manca Dandy, che è il terzo, e qua manca Dandy. Lo salutiamo. In Australia. Un giro per il mondo, due a New York, uno in Australia. Atlantico, Pacifico, vedi, per far giro proprio. Quindi, vabbè, siete un po' i motori. Chi sono però, per raccontarvi un po', secondo voi, cioè per Francesco chi è il libanese e per Vinicio chi è il freddo? Vai freddo. Il freddo è insomma un personaggione, nel senso che è il miglior amico del Libano, amicizia che non si racconta mai, nel senso che non è che vanno a prendersi una birra insieme, ma è tutto un gioco di sguardi, di cose che non si dicono realmente. Si conoscono, si piacciono, si capisce che però sareste pronti a dare la vita uno per l'altro, ecco. Speriamo si capisca. Ed è quello che c'ha sempre un piede dentro la banda e un piede fuori per svariati motivi, svariate complessità. È uno dei boss della banda della Magliana, che con lui
decidono di intraprendere questo insomma tutta una serie di cose per prendersi prima Roma, e poi le vicende si complicano e sì, vanno a intrecciarsi con altre situazioni, la camorra, lo Stato, servizi segreti e tutto sì, quello che è successo. Fuori un quadro veramente inquietante, no, di quegli anni. Sappiamo insomma che il film, la serie, il film e la serie televisiva sono tratti da romanzo di De Cataldo, che comunque era un pubblico ministero, mi sembra, no? È sì, stato esatto. Comunque sì, sì. Molto informato sui fatti, ha ovviamente creato dei nomi di fantasia, ha un po' romanzato il tutto, però... Sì, però tutti i fatti di cronaca sono veri. Sono veri. Sì. Poi ha creato una storia. Dal rapimento iniziale con cui la banda inizia tutto a fare i soldi. Da sì, ha cambiato nomi, insomma, ha romanzato storie, certo. Vicende personali, però la cronaca è quella. Il libanese è un ragazzo che ha dei problemi ormonali. Dei problemi ormonali che non riesce a ridere perché è proprio un gnafo. No, che insomma c'ha tanta ambizione, tanta. Ed è un po' l'unico della prima, insomma, delle batterie, a parte il Freddo, per questo insomma che a pelle c'è questo feeling di rispetto, in cui praticamente ha prospettiva, guarda il futuro e vuole.